che ovviamente ci regaleranno le loro emozioni. E allora io vado a presentarle particolarmente perché sta per iniziare la gara. E allora il nostro Benny, con il suo commento musicale, introduce le nostre belle, splendide ragazze che vanno ovviamente a prepararsi per quello che è il momento davvero speciale dedicato a loro. E allora partiamo con la numero 1. Intanto partiamo col commento musicale, grazie. Con la numero 1 in passerella questa sera c'è lei, Sofia Savarese. Anni 14, proveniente dalla città di Sessa Orunga. Il suo hobby è tattoo, recitazione, canto e violino. Studentessa del liceo classico, ovviamente la canzone principale è diventare un astronauta. Sofia Savarese con numero 2, Chiara Sofia Giovinco, anni 17, proveniente dalla città di Villa Ricca. Lei è una studentessa di scienze umane. Il suo hobby è la danza. Le aspirazioni sono modella e psicologa. Con la numero 3, Sabrina Mirano, anni 14, proveniente da Massa di Summa. Il suo hobby è la palestra, l'aspirazione sua, quella principale, di diventare una modella ed è una stilista. Con numero 4 in passerella c'è Manuela Minillo, anni 19. Cos'ha? Manuela? Eccola qui, proveniente dalla città di Caivano. Il suo hobby è la danza. La sua aspirazione è modella e odontoiatria. Con il numero 5, anni 19, lei è Anna Esposito, proveniente dalla città di Parete. Studia psicologia ed è al suo primo anno di università. Il suo hobby è studiare l'aspirazione in psicologia criminale. Medico.
E continuiamo con il numero 7 delle Tamara Raya, 19 anni, proveniente dalla città di Santa Anastasia. Il suo hobby è la palestra, studia fashion design, le aspirazioni sono fotomodella ed attrice. Continuiamo con la prossima concorrente, lei è Melissa Pice, anni 16, proveniente dalla città di Caserta. Il suo hobby è ovviamente il fitness, è al terzo anno di socio sanitario, le aspirazioni sono attrice ed modella. Continuiamo con la numero 9, lei è Gaia Zimba, proveniente dalla città di Aversa, anni 15, il suo hobby è il teatro, studia al liceo linguistico e le sue aspirazioni sono attrice. Continuiamo con la prossima in gara, al numero 10, Manuela Leopaldi, anni 19, proveniente dalla città di Castelvolturno, il suo hobby è la danza. Studia il suo primo anno di sociologia all'università e le sue aspirazioni sono modella professionista. Continuiamo con la numero 11, in passerella c'è Imma Volpe, anni 20, proveniente dalla città di Pozzuoli, ha il diploma di turistico, il suo hobby è il taekwondo e la sua aspirazione è modella e fotomodella. Continuiamo con la prossima concorrente, lei è Silvia Conte, numero 19 in gara, anni 17, proveniente dalla città di Pozzuoli. Gli hobby che lei vive sono i taekwondo e ovviamente studia liceo artistico. L'aspirazione principale è la modella, l'attrice e ovviamente la fotomodella. Proveniente dalla città di Salerno, gli anni sono 18, il suo numero è 13, lei è Anna Irno, studentessa in tecnico di chimica e al quinto anno, l'aspirazione è ovviamente entrare nelle forze del bene. In
in scena al Cernei, Isabel Anzi, 17 anni, col numero 15 in gara. No, ho sbagliato, chiedo scusa. Allora in gara c'è la numero 14, Sara Castiello, anni 21. Eccola qui. Sara Castiello, anni 21, con il numero 14, proveniente da Casa Nuovo. Io mi sono fotografia e lettura, mi lavoro ovviamente come sarta, le aspirazioni sono creare un brand tutto suo. Andiamo ovviamente con la numero 15 adesso, Isabel Manzi, anni 17, proveniente da San Gennaro Vesuviano, studentessa al quarto anno del liceo scientifico. Il suo hobby è la palestra, l'aspirazione diventare una chirurgo. E chiudiamo con la numero 16, gli anni sono 14, Ania Capozzi, proveniente da Napoli, con ovviamente il suo hobby è speaker radiofonica, teatro e danza e flamenco. Studentessa liceo classico al primo anno, le aspirazioni sono diventare una psicologa. Eccole qui, queste splendide ragazze, facciamo un applauso. Ovviamente era la prima uscita in Quechua, poi andremo ovviamente ricordando la giuria, abbiamo l'uscita in costume e quella in elegante, quindi tre uscite importanti che servono appunto ai nostri giurati per capire quale sarà la vincitrice di questa finalissima regionale, ovviamente anche le altre due ragazze che accompagneranno la nostra vincitrice alla finalissima nazionale, appunto, che si svolgerà sulla MSC Fantasia dal 4 all'11 di novembre 2024. Bene, allora amici che siete qui ospiti ovviamente del The Place, Lag Music e Lounge Bar, che si trova nella nostra meravigliosa città di Maddaloni, che ovviamente fa parte della meravigliosa terra della Campania, questo lo dico ovviamente per gli amici di Movida Televisione.